fa freddo, fa vabbè, molto sì. freddo perché oggi sì. cioè, quindi il sacrificio è maggiore e siamo con Stefano Casale di Casa Pound, appena avuto un successo grosso con la fondazione della sede di Legnano, esatto, ok? Sì. Quindi siamo proprio sul pezzo, Casa Pound si sta ancorando sull'area, adesso la raccolta alimentare che continua. Sì. Politica, cosa parliamo di politica? Innanzitutto spieghiamo il motivo per cui siamo qua questo pomeriggio. Stiamo facendo la nostra consueta raccolta alimentare che facciamo con cadenza mensile per aiutare le famiglie italiane che hanno bisogno. Qua nel territorio, quindi tra Castanese, Magentino e Legnanese, aiutiamo una ventina di famiglie, qui portiamo quello che raccogliamo con queste raccolte. E il sacrificio è tanto, come hai detto te, perché in queste giornate magari uno preferirebbe stare con la propria famiglia al caldo. Camino. Davanti a un camino. Però insomma è una cosa che facciamo volentieri perché ci rendiamo conto che sono sempre di più le famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e lo facciamo più che volentieri, assolutamente. Come hai detto te, abbiamo appena aperto una sede a Legnano, che è la sede di tutto questo territorio dell'Alto Milanese, un grosso successo. Perché mi ricordi il nome della Gorgone, sede? La Gorgone. Ok, grazie. Figurati. È un grosso successo perché di fatto il movimento sul territorio è da circa 2 anni e mezzo. Quindi in soli 2 anni e mezzo siamo riusciti a raccogliere un numero sufficiente di militanti, anzi stanno continuando ad aumentare, che ci hanno permesso poi di aprire questa sede a Legnano. Perché Legnano? Perché Legnano è comunque il centro... Contempla l'area dell'Alto Milanese, esatto, tutto. È il centro più importante della zona ed è giusto aprirla in un centro importante dove abbiamo ancora maggiore visibilità. Dal punto di vista politico stiamo lavorando come abbiamo sempre fatto. No, perché ti posizioniamo, Stefano Casari è abitante a Castellon Primo, sì. A breve ci saranno le elezioni, esatto, quindi stiamo lavorando, è un'area che state... ci interessa, anche perché il tutto è nato da Castellon Primo, diciamo, dove abbiamo raggiunto anche i migliori risultati alle ultime elezioni politiche. Stiamo lavorando appunto per presentarci alla prossima tornata elettorale, stiamo parlando con varie forze del centrodestra e la speranza è anche... è più che una speranza che si arrivi ad un accordo che ci permetta di salire e amministrare Castano, perché fino adesso per noi ci sono tante cose che possono essere migliorate. Quindi questi incontri che abbiamo fatto fino ad oggi sono stati incontri positivi perché tutti abbiamo l'interesse di fare il bene per Castano. Su programmi e persone ci sono già gli accordi, quindi insomma stiamo lavorando in tal senso. Vediamo. Quindi ci sono dei tavoli d'accordo, sì, ci sono dei tavoli aperti. Non c'è ancora nulla di concreto. Quindi non però c'è una direzione no. Perché è proprio sono le prime trattative. Siamo alle prime trattative, anche è vero che ormai siamo a dicembre, quindi insomma, maggio arriva velocemente e quindi insomma si dovranno un attimino stringere i tempi, però si sta lavorando e sono molto ottimista in merito. Quindi pochi anni, molto lavoro, sì. Tutto è partito, diciamo, il boom. Da tre giorni. Dal congresso nazionale. Arriva a Casa Pound prepotente, in maniera prepotente. A Castro e da lì con un lavoro, diciamo... Continuo, siamo sì. arrivati a questo. Quindi... A raggiungere il 3% alle politiche. Ad aprire una sede a Legnano e a continuare ad avvicinare persone. Che in totale le sedi sono più di 100. Sul territorio quindi, italiano. Sì, quindi... Infatti questo non è un discorso solo del nostro territorio che Casa Pound sta crescendo, ma è un discorso a livello nazionale, che il movimento sta crescendo. C'è tanta gente che con entusiasmo si avvicina e per noi è motivo di soddisfazione che abbiamo visto crescere il tutto dall'inizio. Non so se posso farti la domanda... Te la faccio, sì. Tanto è filmato, poi casomai lo taglio, se no lo taglio se dici. Sì. Qualcuno mi ha chiamato di recente e mi ha detto, ma in realtà che differenza c'è
tra Casa Pound e Forza Nuova come politica? Ma no, ma abbiamo idee fondamentalmente diverse. Noi siamo un movimento laico, noi ci rifacciamo sì a quello, al ventennio, ma non siamo nostalgici. Noi prendiamo quello che di buono ha fatto il fascismo in quegli anni e lo proiettiamo in un'ottica futura. Poi quello che fa Forza Nuova, onestamente, non sono io che lo devo dire. È un po' più ortodosso Forza Nuova rispetto a voi. Sì, voi siete più, avete un'apertura differente. Abbiamo un'apertura differente, testimoniano anche le innumerevoli conferenze che facciamo a Roma nella nostra sede, dove invitiamo anche personaggi di sinistra a parlare di temi attuali. Siamo due movimenti diversi, con questo non voglio dire che meglio Casa Pound o meglio Forza Nuova, ognuno fa la sua politica. Ok, quindi ci dobbiamo incontrare ancora per proseguire il discorso, visto le elezioni di Castelnuovo. Assolutamente, assolutamente. Quindi ci terrai aggiornato. La situazione è in continuo evolversi, quindi ci sentiremo più avanti. Aperto a qualsiasi forza di destra, logicamente. Ah, certo, noi con la sinistra ci viene difficile parlare, no? Quindi. Ciao, ciao Stefano, grazie. Ciao Francesco, grazie a te. We'll be right back.